sto inventando i video perché non riesco a fare lezioni sui tatami. Una volta che c'è una lezione devo fare materiale. Buongiorno Kidoka, bentornati sul canale. Ieri è stato il mio compleanno e prima di tutto voglio ringraziarvi tutti per gli auguri, perché siete stati davvero davvero tanti. Per festeggiare il mio compleanno ieri ho fatto una cosa nuova e sono andato da Ikea per comprare un po' di materiale per dei video bricolage che vi farò vedere presto qui sul tatami, ma non vi svelo niente. Però mettiamo a posto il dojo, ci prepariamo per settembre. Ma la scorsa domenica abbiamo festeggiato con un seminario, il classico happy board di Dojo Cho, arrivato ormai alla 12ª edizione. È un seminario gratuito aperto a chiunque voglia partecipare. Organizzo tutti gli anni in occasione del mio compleanno, è il seminario che determina la chiusura della stagione aikidoistica, e infatti da lì poi si parte con la pausa estiva, e oltretutto da qualche anno è diventato anche il memorial del maestro Ramazzin, mio primo maestro nonché mio padre. È stato un seminario di 2 ore completamente dedicato al taijutsu e abbiamo sfruttato appieno il tatami. Infatti abbiamo iniziato subito con un riscaldamento e poi un lavoro a coppie dedicato al Lukemi per abituare il corpo a ritornare a prendere confidenza e contatto con il tatami, anche perché alcuni dei praticanti che c'erano domenica al seminario era tipo la prima volta dopo un anno che mettevano piede su un tatami. Ho deciso di mostrare integralmente questo video con tutte le spiegazioni, ma lo suddividerò in diverse puntate in modo da andare a porre l'attenzione a ogni singola spiegazione e ogni singolo argomento trattato durante il seminario. Uscite 90 gradi, uscita, mentre esco a 90 gradi vado a metterci la mano. Quindi abbiamo questo movimento contrapposto. Up. Dopodiché afferro, e quando afferro copio per convergere verso il mio centro. Da qui copio per convergere verso il mio centro. Lei si deve sentire sbilanciata verso avanti. Ichi, copio, ni. Ho finito l'ultimo pezzo di rotazione. Adesso dietro di me, sul vuoto, san. Uno, due, finisco solo la mia rotazione, i piedi non si sono ancora mossi. Indietro, sulla stessa linea, san. Quello che è importante è controllare la spalla opposta di Uke. Quindi, chiudere, facendo in modo che quella spalla rimanga aperta e non che converga in questo modo. Quindi lei potrebbe essere facilitata nel colpire. Uno, kokyu, due, tre. Non entrate subito qui, perché da qua lui vi fa subito uno sulle nate. Non abbiate fretta di fargli la tecnica. La tecnica deve essere una conseguenza del fatto che voi vi siete levati, avete salvato la vita e vi avanza del tempo per poterlo menare. Ok? Quindi, prima cosa, dietro. Cosa numero due, non aggrappate in questo modo. Vedete il mio polso come si storta? A questo punto per lui, se fosse svelto, potrebbe bloccarmi, potrebbe fare l'inchio, esatto, potrebbe inventarsi qualsiasi cosa. Il mio polso è debole. Da qui, dietro, copio e convergo, non tirando con il pollice, quindi non in questo modo, ma spingendo con il mignolo. Vedete come cambia la sua postura? Tiro con il pollice, spingo con il mignolo. Copio. Eccolo lì. Lui deve correggere la sua posizione, vuol dire che il mio copio e il mio kozushi ha senso. Provate questa roba qua, lo so che ci abbiamo tutti la garella e abbiamo voglia di... Però cerchiamo di lavorare anche sull'efficacia. Eccolo qua. Convergo verso il mio centro, coinvolgendo completamente il mio partner. Se lui prova a venire in avanti per darmi un pugno, io ce l'ho sempre sotto controllo. Se lui prova a girarsi indietro, piano, perché se no ti fai male, si mette il dedo da solo. Ok? Ma non agganciate. Estendete. Qua.
guardatevi il polso e vi trovate la differenza. Facciamo un attimo pausa dal video, volevo ricordarti che, visto che questo video riguarda il mio compleanno, per poterlo festeggiare, per poter allungare il più possibile i festeggiamenti, ho deciso di lasciarti uno sconto per tutti i corsi online che trovi sul sito fabioarmazzinichidocorsi.com. È uno sconto del 30% che sarà valido da oggi fino a fine agosto. Ti basterà entrare sul sito, andare sul carrello e inserire questo sconto Fabio44, che sono i miei anni, per avere il 30% di sconto. Da qui ad agosto potrai comprare i video praticamente allo stesso prezzo di quando è stato fatto il lancio. Se ti sei perso il lancio lo scorso inverno, adesso puoi acquistarli con un codice sconto. Ma torniamo al video. Non chiudete la punta. Dietro chiudo, non caduta normale. Vi esorto a fare la caduta indietro, così lavoriamo sulla chiusura. Mano e coltello. Afferro il gomito, vuoto. Lui si gira per una leva articolare. Non fate quelle robe da... Vai. Usate la tecnica. Giù. Piego sul gomito, faccio in modo che la spalla spinga sulla scapola e che la scapola lo porti a ruotare. Perché va a fare pressione sulla colonna vertebrale. Disarmo, ho il coltello già io, mi si alza. Non portate il gomito al polso, il gomito al gomito, ma portate il suo braccio su di voi. Non sono io che mi allargo e vado a occupare il suo spazio, ma lui che si avvolge su di me. Immaginate che questo sia un vettore e questo sia un altro vettore. Si incrociano e lui converge su di me. È quello che poi avviene nel tiro a gare. Quest'anno, nonostante ci abbia tenuto lontani dal tatami per la maggior parte del tempo, è stato comunque un anno pieno e denso di impegni, di attività, di nuovi progetti e di idee. Durante l'estate voglio riprogettare l'intero palinsesto per poter dare ancora più contenuti e perché siano ancora più utili. Il video per oggi finisce qui, mercoledì prossimo vedremo la tecnica successiva, perciò ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo con il prossimo video e io spero di vederti presto su un tatami, reale o virtuale che sia. Ciao!